Diventando ministro non mi sono dimesso né da padre né da marito e né intendo farlo oggi. Per me gli affetti vengono prima di tutto, anche di una poltrona, anche se prestigiosa. A voi giovani deputati, che urlando fuori dalla realtà e agitando demagogie a brandelli mi avete insultato in questi giorni, vi auguro, ve lo auguro dal profondo del cuore, di non trovarvi mai. Dentro a bolle mediatiche difficili da scoppiare. Vi auguro di non avere mai qualcuno che con potenza di fuoco entra nella vostra vita, nei vostri affetti familiari, nella vostra intimità. Di non avere mai nessuno che tiri in ballo la vostra famiglia. Deputato Lupi, stia tranquillo, non siamo qui a elencarle le pessime azioni che ha commesso come Ministro. Non abbiamo alcuna voglia di toglierci i sassolini dalle scarpe o di sfruttare il momento per dire all'Italia intera che il Movimento 5 Stelle aveva ragione. Non ha alcun senso intestarci le sue dimissioni, anche se, e lei lo sa, il Movimento 5 Stelle è stata l'unica forza a chiedere l'allontanamento d'Incalza otto mesi fa, quando venimmo derisi e come sempre ignorati dal 99% dei media italiani. L'ho osservata in questi giorni, ho osservato il suo volto provato dagli eventi, avrà sentito un grande dolore pensando a suo figlio finito in questa vicenda, avrà avuto difficoltà a prendere sonno, voglia di fuggire lontano, senza sapere dove brutto sentirsi senza via d'uscita abbandonato da tutti gli amici che poi amici non sono sono squali pronti a sacrificarla per mantenere un posto di governo alcuni sono seduti accanto a lei le avranno dato pacche sulle spalle non è di Battista, ma... non è di Battista. lei può argomentare tutto quello che vuole Io sto ma facendo non può un discorso insultare parlare, dire squali no. ai membri del governo non è accettabile quindi glielo dico prima se lei, se lei, lei intende sta parlare e argomentare lei lo deve fare nel rispetto di tutti quanti grazie lei censura, Presidente. Comunque, le, le avranno dato pacche sulle spalle, ma hanno venduto le sue dimissioni senza indugio per mantenere in piedi il sistema. Lei oggi è una pietra che rotola e, mi creda, non ne proviamo alcuna soddisfazione. Al contrario pensiamo a milioni di italiani che provano le sue stesse sofferenze, anche se non sono causa del loro male. Anche loro di notte non riescono a dormire perché hanno il terrore che Italia li porti via tutto. Glielo dico senza urlare, nella speranza che queste parole possano toccarla. Sa cosa significa corruzione? Significa rompere in tanti pezzi. La corruzione ha rotto in tanti pezzi questo Paese, l'ha sbriciolato garantendo abbondanti mangiatoi a pochi e briciole a tutti gli altri. Lei si sentirà svuotato oggi, così come le casse dello Stato, svuotate da malfattori che hanno occupato le posizioni di comando, relegando gli onesti al ruolo di comparsi, di illusi o di rompicoglioni. Lei è stato per due anni il ministro delle grandi opere, e lei sa quanto aumentano i loro costi in Italia. Del 40% secondo gli inquirenti, parliamo di miliardi di euro se sommiamo tangenti... Come il Mose, opere folli come il Tavo, fallimentari come l'Expo opere utili solo a far fatturare i partiti attraverso l'indecenza degli appalti troccati concessi agli amici, siano essi mandanti ciellini o cooperative rosse, un tempo comuniste ma ormai capaci solo di mettere in comune intelligenze criminali e esperienze delinquenziali per potersi spartire soldi nostri e con questi comprare il voto da chi è talmente disperato da venderselo per non perdere un lavoro da 3 euro l'ora. Lei è stato il ministro delle grandi opere, conosce il sistema. Raccontarcelo sarebbe l'atto più coraggioso che possa fare. Tutti gli uomini sbagliano. Ma a tutti è concessa la possibilità di riparare. In calza non parlerà, è abituato a stare zitto. Lei, al contrario, potrebbe spiegarci perché un chilometro di autostrada in Italia costa il triplo rispetto agli altri paesi europei. Glielo chiede un cittadino che mai avrebbe pensato di parlare a un ministro il giorno delle sue dimissioni e glielo chiedono 9 milioni di italiani che vivono sotto la soglia di povertà e che, senza i furti delle grandi opere, potrebbero ottenere un reddito con cui campare dignitosamente nell'attesa di trovare un lavoro. Le chiedo un'ultima cosa. Restituisca al popolo italiano i suoi compensi dell'ultima legislatura. Non morirà di fame per questo, piuttosto si arricchirà di dignità. Potrebbe usare anche il fondo dei noi parlamentari del 5 Stelle che, che destiniamo i nostri stipendi tagliati. È un atto dovuto verso quei cittadini onesti ingannati anche da lei, da vent'anni di immoralità, di bassa politica d'uso personale, di meeting pubblici e colloqui privati, di ostentazioni di fede cristiana e comportamenti da farisei, di adunate di comunione e liberazione e ristrette spartizioni di potere. La la restituzione di questo mal tolto deputato Lupi, prescinde dalle sue dimissioni, siamo sicuri che sapere che con quei soldi delle imprese potranno partire e dei giovani senza un padre ministro trovare un lavoro allevierebbe la sofferenza dei suoi ultimi giorni. Coraggio. È iscritto a parlare l'onorevole Brunetta, ne ha facoltà.